Ciao, rischia di fare ciò che ami. Se tu hai la forza di fare ciò, qual è la tua passione, di perseguire la tua passione, allora sarai veramente felice. Soltanto che spesso noi non rischiamo di fare ciò che amiamo. Facciamo ciò che ci dà più tranquillità e più sicurezza. Facciamo ciò che da un certo punto di vista ci dà stabilità, ma questa stabilità ci porta via la passione, ci porta via l'emozione, ci porta via la voglia di vivere. E quindi magari passiamo a fare l'impiegato al catasto 40 anni, a un lavoro che odiamo, che non desideriamo e non abbiamo la forza di fare altro, perché siamo vincolati dalle paure. La paura della solitudine, la paura dell'abbandono, la paura, perché la paura dell'abbandono si manifesta anche con un lavoro, per dire, oppure restare con una persona che non amiamo più, che non desideriamo più, ma non abbiamo la forza di lasciarla. Quindi dobbiamo correre questo rischio. Chi rischia ha la possibilità veramente di essere felice. Bisogna uscire dalla nostra zona di comfort, perché se resti dentro la tua zona di comfort, se non rischi, vivrai una vita piatta, una vita all'insegna del malessere. La tua parte emotiva ti si rivolterà contro, ti farà venire delle somatizzazioni, delle ansie, delle depressioni, ti farà stare male. Quindi l'unico modo per stare bene è correre il rischio. Se corri un piccolo rischio e esci dalla tua zona di comfort, automaticamente ti si aprirà un nuovo mondo, automaticamente riuscirai a stare bene, in armonia con te stesso, con te stessa, in armonia con gli altri, tutto ciò che ti circonda. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!